La madre di Kata, la bambina scomparsa diversi giorni fa, è intervenuta a chi l'ha visto e ha fatto un appello davanti alle telecamere di Federica Sciarelli. Queste le sue parole. Non abbiamo fatto niente a nessuno, aiutateci a trovare nostra figlia. Sono 11 giorni che non la vedo e non la sento. Immaginatevi come mi sento. Per favore, aiutateci. Il programma decide poi di mandare in onda un video dove avvengono liti violente nell'ex Hotel Astor. Il filmato è fatto con il cellulare, ma mette in scena momenti drammatici e di grande tensione tra le persone. Si sentono urlare uomini e donne dal cortile e durante l'assalto ad una stanza si vedono pure coltelli. Ad un certo punto si sente gridare una bambina che dice basta. Qualche giorno più tardi, in quel clima di violenza e dalla stessa struttura, sarebbe scomparsa Kata, la piccola di 5 anni. L'ultima immagine che la ritrae è quella delle 15:13 sulle scale dell'ex hotel, mai mostrata dagli inquirenti. La madre di Kata rientra da quello stesso cancello alle 15:45, ma la bambina già non c'è più. L'ultima ipotesi è che Kata sia stata portata all'estero lo stesso giorno della sua scomparsa, probabilmente in uno dei camion destinati a raggiungere la Romania. Purtroppo l'ex Hotel Astor è stato messo sottosopra dalla polizia, ma non è stata trovata alcuna traccia di Kata. Attendiamo i prossimi aggiornamenti per capire se ci sono speranze.